Dreamlike Movie, dal benvenuto al nuovo episodio dell'erede di Fun in Festa. Oggi volevo concentrarmi un po' sui coniugi, sugli anziani coniugi Charlotte, perché Joaquin si è accorto che ormai lui e sua moglie sono un po' avanti con l'età, no? E probabilmente non passeranno ancora tanti anni assieme. Per cui Ginevra cara le sta dicendo: preparati, perché oggi voglio trascorrere una giornata speciale con te. Noi due da soli, senza questi rompiscatole che ci sono in giro per la tenuta, cosa ne pensi? Oh tesoro, risponde Ginevra, ma che romantico che sei, non sei cambiato nel tempo. No, io non sono cambiato nel tempo, amore mio. Sono sempre il tuo Joaquin, quello che ti ha sposato tanti anni fa. Oh, è quello che mangiava tramezzini al formaggio grigliato anziché aragosta. O pasticcini gustosi e ricercati, elaborati. È vero, sei sempre il mio Joaquin, però, in ogni senso, non sei più un lama come una volta, sta dicendo Ginevra. E tu sei sempre più bella, tesoro. Sì, insomma, qua volano i complimenti, in pratica, soprattutto da parte di Ginevra. Comunque, Joaquin voleva portare Ginevra a una giornata speciale, solo loro due. Non occupiamoci dei soldi, di quanto ci costerà questa giornata. Andiamo al museo, andiamo dove vuoi, tesoro mio. Dimmi dove vuoi che ti porti e ti porterò ovunque, perfino a partecipare a un torneo di videogiochi. Ah, mi stai prendendo in giro adesso? Eh? Sì, sì, tra di loro scherzano sempre, come potete vedere. E quindi, che cosa c'è? Ma che rispondere? No, 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 il capo può andare a quel paese, senti. Non si può dire prenditi 10 giorni di vacanza. No, mi sa che non si può. Oh, il capo può andare a quel paese. Andiamo fuori, anche se il capo mi sta chiamando, ma tanto non può mica degradarmi, vero? No, certo che no. Poi anche fosse, voglio dire, chi se ne frega. E allora Joaquin prenota un posticino interessante che ha visto su internet e andrà chiaramente con la sua adorata, dicevo, Ginevra. Tesoro mio, andiamo, visto questo posto fantastico, prenoto e andiamo subito. Devi prenotare l'aereo? Ma no tesoro, basta prenotare il posto, sai, è sempre un po' pieno lì. Eh sì, perché andranno in un posto molto speciale. Eccoli alla spa del quartiere cinese di... Cosa c'è? Oh, ma basta, perché devono sempre riunirsi gli Charlotte? Dicevo, alla spa cinese di Newcrest, del quartiere cinese di Newcrest. Allora, intanto io il raduno degli Charlotte non ho detto di iniziarlo. E... Termina il raduno. Ah, le donne importanti, ma no. Termina il raduno, per favore. E Ginevra, che ha capito che cosa ha in mente il marito, che carino, non è proprio il quartiere ideale per lei, comunque va subito a cambiarsi. E anche lui indossa un accappatoio. Sì, perché ha deciso... Martina, ti prego, torna a casa. Grazie. Ha deciso di portare Ginevra a rilassarsi un po'. È tutta la vita che lavora, che pensa agli altri, smaneccio, no, agli altri, alla famiglia, non tanto agli altri. E si merita un po' di staccare la testa dalle solite cose e quindi di andare in un posto che sembra molto più lontano nel tempo e nello spazio. Mamma mia, le luci sono terribili qua, aiuto! Vedo se si possono sistemare perché, cioè, guardate, sembrano fantasmi. A dire il vero non ho proprio capito cos'è che fa così tanta luce, ho cliccato praticamente su ogni cosa, non l'ho capito, vabbè. Hanno deciso di andare a farsi una bella sauna. Davvero, se qualcuno ha qualche idea per dirmi come sistemare questa cosa, gliene sarei molto grata. Per cui sauna giusto per rilassarsi un attimo prima di cominciare con i massaggi. E anzi, romantico, amoreggia.
Tesoro mio, sai cosa sarebbe ancora più bello? Per rilassarsi? Ah, non dirmelo, dice lei, lo so benissimo cosa intendi. Eh sì. Fai fiche fiche nella sauna. Sono anziani, ma questo non vuol dire che non sanno come divertirsi. Anzi, il contrario. Bello l'acquario qua, non l'avevo notato. È carina come sauna. Peccato questo problema con le luci, che davvero non so come sistemare. Cos'è che fa così tanta luce? Perché, cioè, lampadari non ce ne sono. Non c'è niente. Questo brilla, ma non è cliccabile. Questo. Ho già impostato intensità delle luci di questa stanza. Ho abbassato praticamente tutto. A questo punto non so più cosa fare. Sinceramente. A meno che tutte le luci... Ah, no. No. E se spegnessimo tutto? Spegni. Oh, molto meglio. Ma vogliamo farlo questo fichi fichi nella sauna o cosa attendiamo? Il tristo? Che ultimamente gironzola un po' troppo in queste partite. Vi siete bloccati? Niente, non vogliono fare fichi fichi. Jacquin non ce la fa. Non ce la fa. Per cui, vabbè, vai qui. Perché vi siete un po' bloccati. Tutti si sono un po' bloccati qua dentro, a quanto pare. Bel posto, ma un po' di problemi strutturali, diciamo. Bello questo. Bello, bello. Cioè, in generale è bella questa spa. No, si sono tutti bloccati. Molto bene. Niente, alla fine siamo riusciti a uscire e rientrare. E adesso i due stanno chiedendo in sincrono se possono ricevere un massaggio. A quanto pare sì. Dopo essersi rilassati nella sauna, i due arzilli anziani si fanno fare un massaggio. Fra 30 minuti inizierà lezione di yoga di concentrazione mentale. Trova e avvisa l'istruttore di yoga se desideri partecipare. Vedremo se tra 30 minuti riusciremo a partecipare. Alle 12:30 in teoria, mi sa di no. Però non sarebbe male fargli fare una lezione di yoga. Oh, è rilassantissimo vedere i sim che ricevono un massaggio. Almeno per me. Come ho già detto più di una volta, sarete anche stufi di sentirmi dire le stesse cose più o meno ogni volta. Ogni volta che vado in un posto più o meno dico le stesse cose. Oh, stringi Joaquin. Cioè, Ginevra alla fine è innamorata di suo marito, anche se lei pensa che di essere stata lei a migliorarlo. E lui vuole meditare sullo sgabello. Wow. Complimenti, Joaquin. Adesso ti sei dato alla filosofia. Beh, sempre è stato un po'... Non dico filosofo, ma... meditativo. No? Cioè, un violinista tende a essere meditativo. Mi sa che la lezione però è cominciata. Ce la stiamo perdendo. Temo proprio di sì. No. È già iniziata. Niente, allora. Ah, Lily Feng. Lei è sempre giovine. Ginevra ne approfitterà per farsi un altro massaggio, magari. Qua. Ricevi un massaggio ai piedi. No, non tu, Ginevra, dicevo. Ma che cosa fai? Ai piedi, dicevo, Matteo Sala. Matteo Sala? No, questa è Sia. Ho sbagliato tutto, vabbè. E lui vuole andare a meditare su uno sgabello da meditazione. Per cui vai qua. Bellissimo questo posto. Anzi, vai qua, proprio al centro del ponte. Medita. Lei era a disagio perché il peggior massaggio di sempre.
Si sta anche peggio dopo i maltrattamenti di quella massaggiatrice malaccorta. Oh, non era brava, mi dispiace, Ginevra. Con questo ci rifaremo, ne sono sicura. E se... Sì, bravissimo proprio lui. A lui non serve massaggiare, gli basta premere un punto. Vi siete bloccati di nuovo? No, questa spa è terribile. Niente, giornatina alla spa finita, sono le 13 e passa, quasi le 2. Io direi che ce ne andiamo da qualche altra parte a mangiare un boccone. Eccoci a Villa Bovina, che è esattamente il ristorante dove Joaquin e Ginevra anni e anni fa hanno annunciato ai loro amici che stavano per sposarsi. Intanto c'è Daniela, con Gabriele Esposito, in atteggiamenti flirtanti. Attenzione, 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 potresti essere sgamata, Daniela, eh? Qua c'è... No, ok, niente, Imane, va bene. Sono stati accorti ad andare in un luogo dove nessuno poteva conoscerli. Molto bene. Or dunque, che tavolo prendiamo? Prendiamo quello fuori? No, sarebbe troppo per due. Chiediamo questo. Chiedi un tavolo. Dato che gli altri più appartati sono già stati chiesti. No, fermo, fermo, fermo. Siamo in gruppo. Non credo proprio, niente, non chiedere tavoli, per favore. E ormai mi sa che lo sta facendo. C'è questa cosa snervantissima dei tavoli che non mi prende il gruppo, però no, niente, loro sono abbastanza intelligenti da arrivarci da soli. E Ginevra è contenta di essere a Villa Bovina, perché è proprio il posto dove, stavo dicendo, loro hanno detto ai loro amici che si sarebbero sposati e sono entrambi flirtanti in questo preciso istante. Entrambi? Vabbè, questo lo togliamo. Basta sauna, chiacchiera con Masami. Ma perché? Oh, amoreggia con Ginevra, basta Masami! Già hai una donna in più che non dovresti avere. Va bene, che cosa ordiniamo, caro, da mangiare? Ordina per il tavolo. Vediamo cosa prenderanno da mangiare. Io un'idea sulle bevande ce l'ho, sul vino, più che altro. Ovviamente il meluer per entrambi, perché questi due non bevono altro, non hanno mai bevuto nient'altro in tutta la loro vita e continueranno a... a bere quello. E poi non che abbiano fame, a dire il vero, precisiamo, per cui potrebbero prendere qualcosa di molto leggero, tipo un grissino, pane al formaggio, ciotole d'olive, comunque un antipasto, oppure possiamo fare direttamente il dessert. Potremmo anche fare direttamente il dessert con un bicchiere di vino rosso. No, facciamo un grissino e delle olive. Perfetto. Perché tanto fame non ne hanno parecchia, ma anzi, per niente. È giusto per mangiare qualcosina. In attesa di andare in qualche altro posto dove continuare a trascorrere la giornata insieme. Romantico. Manda un bacio. Ecco, lui è sempre ovunque, Fabio Nezzi, l'amico di Michelle. Tra l'altro ho sentito che c'è questo, non so se è un bug, è proprio una cosa del gioco che hanno voluto fare, che c'è un sim che ovunque voi andiate, lui c'è. Compare come per incanto. Cercate anche voi il sim che nella vostra partita è sempre ovunque andiate. Dove stai andando? Vai al lavoro, ma non se ne parla! Siediti. Vai al lavoro? Ma cosa? Dove? Perché? Non ti serve andare al lavoro. Oggi giornata libera per entrambi. E chi se ne frega del rendimento? Guardate come li osserva. Chiacchiera con Ginevra. Va bene. Tu basta pensare alle lettiere. Esprime affetto. Oh!
casa. Sono carini, sono davvero carini, sono anziani ma sono sempre carini. Tesoro, dovremmo festeggiare le nostre nozze d'oro. Ah, hai ragione, dovremmo fare una bella festa alla tenuta. Sì, sai che divertimento alla tenuta. No, comincia a essere malata lei, perché? Vabbè, intanto stanno aspettando il cibo. Potremmo andare a vedere un'opera al teatro, che ne dici? Sì, sarebbe interessante, peccato che non si può. Dove stai andando? Ah, in bagno. Ma qua arriva il cibo o fa finta? Oh, sta arrivando forse. È per noi? Oh, perfetto. Ma non ti lavi le mani? Vabbè. Ma perché va giù la responsabilità, Ginevra? Sei una donna più che cresciuta. Non dovresti avere problemi di responsabilità. Allora, facciamo. E non potete parlare del cibo? No, perché tu tecnicamente stai solo bevendo. Cioè, lei si è scolata il vino in un sorso. E discuti dei sapori del cibo. Com'è, tesoro? È buono il tuo? Normale. Era tutto normale qua, a quanto pare. Secondo me mancava un po' di pepe in questi grissini. Il pepe non si mette nei grissini in Ginevra. Ma loro non importa perché sono cotti, cotti, cotti. E chi cavolo è? Non si sa. Romantico. Altre scelte. Prometti di dedicare una canzone. Le avrà dedicate praticamente tutte lei. Ah no, una l'ha dedicata a Michelle. Manda un bacio. Altre scelte. Può fare una serenata. Sì, allettante. Jacqueline ha scoperto che Ginevra è romantica, ma va? Adesso l'hai scoperto. Non ci credo. Siete un po' fusi, ragazzi, eh? C'è qualcosa che non quaglia ultimamente in questa partita. Vabbè, non preoccupiamocene troppo. E quindi loro sì. Chi è? Vabbè. Loro stanno passando una bellissima giornata, ma ora bisogna continuare la giornata. C'è qualcosa che puzza, comunque fa niente. E quindi loro, anzi lui, termina il pasto e paga il conto. Così possono continuare ad andare dove appunto volevano andare. Stanno uscendo dal ristorante quando arriva qualcuno che Jacqueline, un po' brillo, non si sarebbe mai aspettato. Allora, tu non ti fai più vedere in giro, eh? E te chi cavolo sei? Ma come, non ti ricordi che ti sei trasferito a casa mia? Sai, quando ci siamo sposati, ti ricordi? Sposati, io non direi proprio, cara mia. Oh sì, ci sono le prove che confermano che siamo sposati. Sai, dopo quel concerto, quando siamo andati a soffiare le bolle insieme, non ti ricordi, Jacqueline? Eh? M'hai giurato a Las Vegas, amore eterno, quella stessa notte. No, no, io quella stessa notte stavo dormendo a casa con mia moglie, avrò suonato una serenata a lei, mica a te. E insomma, sì, malizia, dai false cattive notizie. Eppure, guarda, io sono incinta, volevo abortire. E se la ride, Jacqueline, mi devi tutti i tuoi soldi. Perfido. Insulta. E ti giuro che ti tirerò via anche le mutande. Resterai in mutande se non mi darai i tuoi soldi. Guarda, hai scelto la persona sbagliata, sì. Anche perché, in effetti, Ginevra è qua in giro. Se lo scopre... Chi è? Ah. Se lo scopre, la fa a fettine. Guarda, non ho neanche la macchina, per cui puoi prenderti quello che vuoi, che tanto... Io non ho niente di mio, sai, è tutto di mia moglie, quella vera. Non dire stupidate, non sono qua ad acchiappare mosche, Jacqueline. E lei, senti, ti dispiacerebbe andare a parlarne da qualche altra parte? Per quanto mi riguarda, sta dicendo Jacqueline, io non ho proprio nulla da dire. Io non mi ricordo di averti mai sposato. Quello che stai dicendo è tutto senza senso. Però va bene, ti concederò un pranzo, quello che vuoi. Un pranzo, va bene, andiamo a pranzare da qualche parte. Così mi racconti tutto.
Ma è proprio in quel mentre che Ginevra si chiede che fine abbia fatto Jacquin, che ormai sta perdendo la pazienza. E pensa, e quella chi cavolo è? Come si permette di parlare così a Jacquin? Proprio va qua per origliare? E lei continua a dire, allora non ti ricordi quella sera che siamo stati insieme? L'abbiamo fatto, sì, sono rimasta incinta. E guardate lui. E lei pensa, che cosa? Che cosa? Presentazione scortese. Adesso la distrugge. E scusate, dice Ginevra. Jacquin, tesoro, calmati un attimo. Signorina, vuoi ascoltarmi un secondo? Sì, ecco, tieni la boccaccia chiusa. Che stai dicendo cose non vere. No, tu stai dicendo cose non vere. Tu mi hai sposato, ci sono i documenti che lo provano. Io aspetto un figlio da te. E te che cavolo vuoi? Tu chi cavolo sei? No, no, non ti conviene parlarle così a mia moglie. Io sono tua moglie. È insomma un gran casino. Loro due litigano. Posso intromettermi? Mi scusi se mi permetto, signorina, di intromettermi nella vostra conversazione, ma sai, quello è mio marito, non il tuo. Eh sì, adesso Ginevra è proprio incavolata. Schernisci l'abito, perché Ginevra, figurarsi, vede una vestita così, non può che schernire l'abito. E lui è un po' incavolato, quindi va qua a sedersi per calmarsi un attimo, anche perché deve capire come venire fuori da questo casino. E adesso Ginevra la ammazza. Come osa andare via? Come osa? È andata via? È scappata, letteralmente. E adesso lei va a parlare con suo marito, cerca di calmare. Tesoro, chi cavolo era quella là? E cosa ci faceva qua? E cosa stava dicendo soprattutto? Dai, calmati. Guarda, sono così arrabbiato, tu non puoi capire. Io non so come ha fatto quella strega a far un certificato di matrimonio per il quale io risulto suo marito. Io non l'ho nemmeno mai vista in vita mia. Tesoro, calmati, ho io la soluzione. Esprimi affetto. Tu non mi credi, vero? Ma certo che ti credo, Jacquin, sono tua moglie, la tua unica vera moglie. Io ti amo e cercherò di aiutarti. Ecco, sta mettendo in crisi questa coppia, quella megera. Sta mettendo in crisi una coppia. Ecco, giornata rovinata a entrambi, per cui a questo punto direi che andiamo a casa. Perché Jacquin la sta insultando? Tesoro, non preoccuparti, farò ricerca in computer. Ci sono i miei dipendenti che cercheranno tra tutte le scartoffie. Eh? E cosa ne sai tu? Come fai a trovare una scartoffia in un mare di scartoffie? Jacquin, calmati, sta dicendo. Adesso ti calmi, andiamo a casa e ti dai una calmata. Perché non era questo il modo in cui volevamo passare la giornata. Ho ragione? Niente, lui è incavolato, ha perso totalmente il lume della ragione. Non riesce a ragionare. Niente, andiamo a casa. Ma perché continua a insultarla? Jacquin insinua che la mamma sia un lama, ma sei scemo. L'unica con cui potresti lottare adesso è quella... non dico cosa che t'ha rovinato il matrimonio, per cui io vado a beccarlo ovunque ella sia e Jacquin la farà a fettine. Probabilmente andrà a naso, giusto perché più o meno sa dove vive. Non so come, in qualche modo lo sa. Jacquin sa benissimo che una sim così non può che trovarsi alla galleria d'arte a Saint-Maishuno, cioè una che veste così dove potrà mai gironzolare. E infatti l'ha beccata mentre tornava verso casa dopo aver lasciato lì lui e Ginevra al ristorante, l'ha rincorsa e adesso gliele sta dicendo, si sta facendo sentire. Insulta, tu brutta stupida che non sei altro puzzolente di una cretina. Mi stai rovinando il matrimonio da quando sono cresciuta. Ah sì? Io sto rovinando a te il matrimonio? Sei tu che hai rovinato la mia vita quando hai detto che mi amavi e che volevi sposarmi. Ah no,
Lui non ti lascerà andare via così facilmente, mia cara. Altre scelte? Spintona. Non metterebbe mai le mani addosso a una donna, però adesso è proprio infuriato. Però Ginevra. E anche lei ha rincorso il marito per capire dove cavolo stava andando e ovviamente vede la scena che le si presenta davanti. Ancora questa qua sta pensando. Ma io adesso la ammazzo perché non è possibile. Nel frattempo ha guadagnato in qualche modo. Boh, non si sa. Scusa, scusi signorina. Insomma, loro continuano a. Adesso lei si arrabbia veramente. Io ti faccio arrestare, hai capito? Io ti faccio arrestare e ti porto via. Lo sai chi sono io? Sono Ginevra Shallot. E lei, oh mio Dio! E tu sei la moglie di Joaquin, il pianista? Eh sì, l'hai proprio capito. Quindi lo ammetti anche tu che sapevi che Joaquin era sposato, vero? L'hai fatto con l'inganno? Ah, non capisci niente. Allora lei a questo punto lotta. Le mette le mani addosso. Non so perché devono andare dentro per lottare, ma vabbè. I sim sono fatti così. Dove state andando? Dovevano andare qua. Ecco qua la resa dei conti. Eh sì, se le stanno dando di santa ragione, temo per Ginevra, più che altro perché è anziana. Mica peraltro. Chissà chi avrà la meglio tra le due. Ginevra ha avuto la meglio! E vai! E vai! Perfido. Altre scelte? No, mi sa che deve terminare proprio l'azione. Oh, adesso si odiano. Per cui perfido. Dichiara inimicizia. E a questo punto lui verrà dentro. Adesso sono nemiche. Esatto, anche lui verrà fuori e dirà: io domani chiedo il divorzio. Non so dove hai messo quella scartoffia che prova che noi siamo sposati, ma io chiedo il divorzio. Vabbè, insomma, lei non ha nient'altro da dire. Ciao, ti saluto, non ho nient'altro da dirti. Ora sai cosa ne penso di questa storia. Sappi che verrai denunciata. A questo punto esce Joaquin, che non ha voluto intromettersi, ha lasciato fare di Ginevra. No, 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 adesso ti alzi, cara. E le dice appunto che domani io vado a divorziare e troverò quella scartoffia finta. Non puoi dire sul serio, io sono tua moglie per davvero! E piange. Sono anche incinta. Non è vero che sei incinta. Ecco, adesso sarà molto triste per 2 giorni per aver divorziato da una che manco conosceva, Jacqueline. Insomma. Questa è un po' la giornata. Quindi a questo punto lui torna a casa. È molto triste. Non perché ha divorziato da questa scema, chiaramente, ma perché voleva davvero passare una bella giornata con sua moglie e trascorrere un po' di tempo insieme, che era una cosa che non facevano da un sacco di tempo. E gli dispiace sinceramente che la giornata sia andata di male in peggio. Però per fortuna la sera può sempre tornare a casa e contare sulla famiglia. Su suo figlio, su sua nuora, sulla sua nipotina, che è l'amore della sua vita, e insieme a Michelle, chiaramente. E quindi sì, però secondo me Federica sta tramando ancora qualcosa. Non. Dato che, cioè, secondo me è una appena uscita dal manicomio, perché una così non può che essere appena uscita dal manicomio. Secondo me sta ancora tramando qualcosa, non ha finito con gli Charlotte, o no, no che non ha finito. Comunque, ecco qua. Amichevole. Accoccolati. Mentre lei è super fiduciosa per aver vinto questa battaglia contro una pazza alla fine. E vabbè, questa è la famiglia. Tutto qua. Ah no, lei praticamente non dorme mai.
La sera gioca un po' a scacchi con Martina e le racconterà l'accaduto, praticamente. E lui, tu puoi andare a preparare qualcosa da mangiare anche per la piccola. Per cui io ho detto questo, vi ringrazio, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Servi la cena, tilapia fritta. Per cui se è così mettete mi piace Enough? e commentate soprattutto cosa ne pensate. Secondo voi sta ancora tramando qualcosa? Federica? Amichevole. Schede didattiche. Facciamo un po' di schede didattiche con il nonno. Insegna i bisogni essenziali. Dove stai andando? Perché secondo me sì, sta ancora tramando qualcosa. Non ho ancora Bambini? capito bene cosa, ma lo sta tramando. Per cui grazie per aver seguito questo episodio, seconda volta che lo dico. Iscrivetevi se siete nuovi perché se non lo Ciccia? sapete, nella descrizione di tutti i miei video trovate tutte le playlist che Spell sto do. facendo con The Sims. Femboy. Per cui andate lì per trovare tutte le serie, magari se volete iniziarne una nuova o cose di questo tipo, potete andare tranquillamente a ripescare tutto in descrizione, nella descrizione del video. E nella descrizione del video trovate anche tutti i link ai canali dei miei amici YouTubers, ai quali vi invito a iscrivervi perché sono tutti molto molto bravi, per cui andate e controllate tutte queste informazioni. Detto questo, io vi ringrazio di nuovo, ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata! Ciao a tutti! Where is your crown, my sweet dream, as white as the night?